Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sono passati più di un anno da quando Edoardo, Donna Maria e Antonella Fiordelisi hanno deciso di prendere strade diverse, ma le fan della ex coppia sembrano ancora non accettare la loro separazione. Edoardo e Antonella si sono conosciuti circa 2 anni fa durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, dove è nata una relazione turbolenta. Nonostante le incompatibilità emerse durante il programma, la coppia ha conquistato numerosi sostenitori che li hanno seguiti con passione. Tuttavia, una volta concluso il reality, la loro relazione è rapidamente deteriorata, portandoli alla rottura nel giugno del 2023. La separazione è stata burrascosa, con la Fiordelisi che ha lanciato accuse contro l'ex fidanzato e Edoardo che ha risposto con frecciatine e riferimenti nelle sue canzoni. La scorsa estate, Edoardo ha presentato la sua nuova fidanzata Martina Di Pietro, anche lei volto noto. Le critiche e le pressioni da parte dei fan della Fiordelisi e dei Donalisi si sono intensificate, culminando in un episodio di presunta aggressione da parte di una fan fuori dagli studi di Radio Z, dove lavora Edoardo. Durante una live su Twitch, l'ex vippone ha raccontato di essere stato aggredito da una donna che lo ha accusato di non amare veramente la sua fidanzata e di aver pubblicato una canzone sulla sua relazione passata. Edoardo ha raccontato di essere tornato a casa tremante e ha invitato la presunta aggressore a sparire dalla sua vita. Tuttavia, ha precisato che sotto la radio ci sono telecamere che hanno registrato l'episodio. Non essendo stata ancora ascoltata l'altra parte,